grazie Padre Muratore per l'invito di presentare questa esperienza della Rosmini TV, perché di un'esperienza si tratta, e mi pare questo convegno particolarmente adatto di parlare di esperienza, tanto in tutti questi giorni abbiamo teoretizzato su una realtà che è in fondo sempre esperienza, e sulla interconnessione anche tra teoria ed esperienza. In questo senso ritengo che le mie considerazioni teoretiche su un fatto che è fondamentalmente e anche esperienza, quale la Rosmini TV, sono qui collocate nel loro ambito giusto. Esperienza sia per quelli che fanno la Rosmini TV, per tutti quelli che fanno la 6 TV dalla direzione, a tutti i collaboratori, sia quelli del Rosmini Institute, degli amici rosministi che studiano Rosmini e preparano poi anche il materiale, quello che poi viene pubblicato su quello che è il sito www.cattedrarosmini.org, che ho avuto già il piacere di presentarvi 2 anni fa. A questa esperienza, che è un'esperienza che si fa, come ho detto, sia da parte che fanno questo sito internet e la Rosmini TV, ma anche da parte di quelli che lo guardano, di quelli che scelgono i corsi sul sito, di quelli che vogliono vederli, di quelli che scelgono quando inizia una lezione e quando finisce una video lezione, una esperienza che coinvolge non solo quelli appunto che fanno la Rosmini TV, ma anche quelli che la ricevono. A questa esperienza, che da una parte, come ho detto, consisteva in quei videocorsi sulla videocattedra, che in prosieguo sarà chiamato la parte on demand, perché uno può attivamente scegliere i corsi. Adesso si è associato una seconda parte di esperienza, che è l'esperienza della televisione, e quella è la parte in streaming. Come vedete, queste nuove realtà adesso vengono anche espresse con parole inglesi. Evidentemente la parte in streaming, che si può cliccare anche sul sito della cattedra, www.cattedrarosmini.org, che c'è una parte, si clicca Rosmini TV, e parte la parte in streaming, la parte televisiva. Questa stessa parte televisiva, che è in realtà una realtà acquisibile a sua volta via internet, è anche in questo momento accessibile nella televisione regionale della Lombardia e del Piemonte, a quello che è alluso il padre Muratore nella sua apertura di stamattina. Siccome si tratta di un'esperienza, non mi soffermo troppo su dati tecniche, perché si tratta nel nostro convegno di pensare, di teoretizzare esperienze. E questo è appunto quello che voglio fare nei 35 minuti che Padre Muratore mi ha concesso per la mia comunicazione. Teoretizzazione di questa esperienza è quello che già da anni abbiamo cercato di connettere ai termini, da un lato, quarta fase, dall'altro lato, dell'altra metafisica. E voglio partire con una considerazione, con una distinzione di questi due termini, che ormai sono tanto in giro, di cui si parla, ma che ogni tanto bisogna di nuovo precisare di che cos'è, appunto per non essere frainteso, per non essere frainteso con ciò che vogliamo fare con questa Rosmini TV. La quarta fase, che cos'è? La quarta fase non è un concetto teoretico metafisico, non è un gruppo esclusivo di studiosi. La quarta fase nasce semplicemente dalla considerazione in quale fase, soprattutto storica, ci troviamo oggi nella interpretazione del pensiero rosminiano nel nostro tempo, situazione storica che è caratterizzata da 2 eventi fondamentali,
come riteniamo, poi si può condividere o no, della riabilitazione del pensiero rosminiano nel 2001 e della beatificazione nel 2007. Semplicemente riteniamo che dopo questi due interventi, dopo questi due eventi, e nella situazione oggi, anche della nostra società oggi, quello che vuole dire il pensiero rosminiano si deve articolare, appunto, in un modo che è quello caratterizzato da queste coordinate. Quindi si tratta di una fase innanzitutto storica, e questa idea della periodizzazione, perché quarta fase vuol dire che ci sono anche tre fasi precedenti, nasceva da una intuizione formulata già anni fa, ossia che il pensiero rosminiano, che si alimenta da una base biblico, patristico, medievale, entra in dialogo, in confronto attivo con ciò che è il pensiero filosofico del suo tempo di Rosmini, quale era innanzitutto il pensiero di Kant, dell'idealismo tedesco, ma anche varie altre istanze del pensiero moderno. E questa idea della periodizzazione, appunto, si basava sulla idea che dalla pubblicazione del nuovo saggio nel 1830 fino ad oggi si lasciano distinguere quattro paradigmi, che non sono quattro scuole, che non sono appunto quattro gruppi ben definiti, ma appunto quattro paradigmi che si caratterizzano per le loro specifiche e determinate coordinate di questi periodi. Appunto, in questo senso riteniamo che con la quarta fase sia aperta una nuova fase storica. Altra cosa è invece il termine altra metafisica. L'altra metafisica è il programma teoretico specifico con il quale il gruppo dei giovani studiosi del Rosmini Institute di Varese, in collaborazione con la cattedra Antonio Rosmini di Lugano, in stretta collaborazione col centro di studi rosminiani qui a Stresa, intende realizzare un nuovo paradigma di pensiero metafisico all'interno di quello che è la quarta fase, e che non, e lo sottolineo un'ulteriore e ultima volta, non definisce un gruppo esclusivo. Non è un caso che questo nuovo tipo di metafisica si avvalga del mezzo televisivo, e qui adesso siamo in quello che cerchiamo di teoretizzare, che è la parte teoretica di questa esperienza televisiva, e quindi trova la sua collocazione ideale nello spazio virtuale, televisione. Queste due esperienze di fruibilità del pensiero rosminiano, che si intende realizzare appunto con queste due parti della Rosmini TV, quella parte on demand e quella parte in streaming, e con questa nuova esperienza, con questa nuova parte, non si tratta solo di uno strumento per la diffusione di una metafisica che nei suoi tratti teoretici si lascerebbe senz'altro sviluppare anche senza il mezzo televisivo. In effetti, il progetto conosce anche, accanto alla televisione, ad esempio un programma editoriale e l'interazione con il classico ambito accademico universitario attraverso la cattedra Antonio Rosmini di Lugano. Tuttavia l'esperienza televisiva non è semplicemente e solo un nuovo strumento aggiunto, ma parte costitutiva dei presupposti epistemologici di questo che è l'altra metafisica. In altre parole, riproporre la metafisica rosminiana nei termini di un'altra metafisica oggi, nell'autocomprensione del nostro gruppo, significa servirsi del mezzo televisivo, della Rosmini TV come autentica sua espressione. La dimensione centrale di ogni epistemologia è il concetto di verità, per Rosmini identificata con la intuizione dell'idea dell'essere. Significativamente, finora essa non è stata ancora rielaborata, in quanto questa precisa epistemologia rosminiana ha come conseguenza implicita una comprensione radicalmente nuova di come è da intendere il compito e il metodo della metafisica, anche se Rosmini nella teosofia non ha fatto altro che svolgere questo progetto.
Ma proprio la teosofia, nella seconda fase degli studi rosmigliani, non è stata considerata positivamente in questa sua intenzione più originale. Il neoidealismo, con poche eccezioni, non l'ha considerata, e la neoscolastica la considerava solo negativamente come un'opera eretica. La prima fase semplicemente non disponeva ancora della teosofia pubblicata postuma, e nella terza fase gli studi rosmigliani, che si sono appena liberati interiormente dai pesanti pregiudizi neoidealistici e neoscolastici, per la pressione esterna che la condanna continuava a esercitare, erano costretti ad interpretare la metafisica rosmigliana sulla falsa riga di un certo realismo aristotelico tomista. Ma proprio questo realismo è stato definitivamente messo in crisi, non dico smentito, ma messo in crisi fortemente nel XX secolo, prima della svolta linguistica e recentemente da un'ulteriore svolta che i più acuti osservatori ormai hanno chiaramente accertato: la svolta mediatica, che consiste nel fatto che l'essere oggi non può più essere interpretato al di fuori di una critica dei new media e precisamente del ciberspazio, di ciò che comunemente quindi si chiama il mondo virtuale dei media. Ovviamente non possiamo dire che Rosmini abbia anticipato né l'una né l'altra di queste due svolte fondamentali, ma nell'interesse di presentare un'altra metafisica oggi, bisogna constatare che queste due svolte pongano interrogativi e sfide alla nostra comprensione dell'essere, che esigono una risposta che non può essere trovata sulla falsa riga di un realismo ingenuo. A questo punto si pone la domanda: se nel pensiero rosmignano si trovino conservate tradizioni di pensiero o se si lasciano scoprire delle intuizioni che possono rivelarsi importanti per la sfida dell'elaborazione di una nuova metafisica adatta ad inserirsi nel dibattito attuale. Augusto Del Noce e Michele Federico Sciacca sono stati, ad esempio, due autori che hanno cercato, in un'altra epoca e su altri presupposti, inoltre affrontando altre sfide, di svolgere questo compito nelle condizioni della terza fase, portando Rosmini oltre se stesso attraverso il suo inserimento in un dibattito attuale, entrambi senz'altro in due modi molto differenti e parzialmente anche contrastanti. Ovviamente ci si può porre dalla parte di quelli che rifiutano qualsiasi confronto con il mediatic turn, con la svolta mediatica, su base ontologica, esattamente per le stesse ragioni per cui si opponeva già al linguistic turn. I motivi per un tale rifiuto si lasciano ricondurre principalmente a due. Gli uni considerano i new media come un fenomeno di per sé nocivo per la base di qualsiasi ontologia, etica ed antropologia, perché tendenzialmente nichilistico, per cui il confronto sarebbe da svolgere nei termini di rifiuto o di combattimento. Gli altri, per la loro impostazione metafisica di fondo, li considerano neutralmente un semplice strumento per la diffusione delle idee, come prima si usavano le classiche istituzioni e mezzi, istituzioni accademiche, libri, eccetera. Ma per entrambi le posizioni, l'esistenza delle Rosmini TV non costituisce nessuna novità, e tantomeno si esige un'altra metafisica per il confronto ontologico attuale, o per ragioni di rifiuto, o per ragioni che si tratta semplicemente di un nuovo strumento, come esistevano sempre strumenti per la diffusione di idee. Tali posizioni si trovano in un parallelismo interessante con le due correnti principali della seconda fase, per le quali la pubblicazione della teosofia non significava affatto una novità, né per il neoidealismo né per la neoscolastica, che avevano formato i loro giudizi su Rosmini già ben prima. Quindi ecco perché anche per l'altra metafisica, per la Rosmini TV, la teosofia diventa l'opera centrale e principale.
Al contrario, se la quarta fase degli studi rosminiani apre un paradigma che consente di confrontarsi non solo con Rosmini, ma anche con il suo impatto sulla discussione filosofico-metafisica attuale in un nuovo modo, non predeterminato, allora il fatto che l'altra metafisica si presenti anche, non solo, ma anche come Rosmini TV, quindi anche come un evento mediatico, diventa di fondamentale rilevanza epistemologico-metafisica. E dal centro di questa nuova programma, dalla teosofia, derivano allora delle conseguenze concrete ed incisive per il nostro mondo e la società di oggi. Per questo il progetto della Rosmini TV ha definito sin dall'inizio la sua impostazione teoretica come sintesi intima e costitutiva tra la metafisica rosminiana, interpretata nella ottica della ontologia trinitaria della teosofia, e la dimensione sociale etica del pensiero rosminiano. Abbiamo detto sin dall'inizio che il centro di questa nuova metafisica è da un lato l'interpretazione metafisica della teosofia e dall'altro lato il risvolto sociale etico, che come per Rosmini è espresso in altre opere molto fondamentali come Filosofia del diritto, eccetera. E se mi è consentito a questo punto uno sguardo sull'attuale enciclica Caritas in Veritate, in perfetta sintonia con quello che abbiamo sentito l'altro giorno dal professor Azzoni, troviamo al suo centro teoretico lo stesso programma. In quanto enciclica sociale, essa è stata concepita in un'ottica di ontologia trinitaria, come emerge dalla frase metodologicamente ed epistemologicamente centrale del paragrafo 55, secondo cui in chiave social-etica si esige una nuova, e cito, una nuova interpretazione metafisica dell'humanum in cui la relazionalità è elemento essenziale. Ontologia trinitaria. Nella comprensione, come si evince dal paragrafo precedente dell'ontologia trinitaria. E ringrazio il collega Azzoni che ha definito questa parte come il punto epistemologicamente e teoreticamente centrale della Caritas in Veritate. Una parte essenziale nell'interpretazione di questo humanum oggi, come esplicita il paragrafo 73, è quella dei mezzi di comunicazione sociale, che non vengono caratterizzati come un fenomeno accidentale nell'interpretazione dell'umano oggi, ma al contrario sono così incarnati nella vita del mondo. Questa è una citazione. I media sono incarnati nella vita del mondo. E questa è un'affermazione ontologica. Non è detto che i media sono semplicemente uno strumento aggiunto o no. Incarnati. Che sembra davvero assurda la posizione di coloro che ne sostengono la neutralità, rivendicandone di conseguenza l'autonomia rispetto alla morale che tocca le persone, fine della citazione. Se la enciclica stessa usa per descrivere i media un concetto teologico incarnato, troviamo già qui una connessione molto interessante, sulla quale adesso torno tra poco. Voglio solo sottolineare per ora questa scelta di questa parola, di questo terminus technicus da parte di Benedetto XVI. Con questo programma, Rosmini era convinto di realizzare con la teosofia, con il programma della ontologia trinitaria della teosofia, nient'altro che la idea dell'ontologia metafisica di tutti i tempi, ossia dare un'interpretazione dell'essere in tutta l'ampiezza della sua possibilità. Teosofia 103. Tutta l'ampiezza, non nel senso di una certa precomprensione realistica dell'essere, nell'ampiezza di tutte le sue possibilità, quindi dinamicità anche nell'evoluzione, ciò che può essere l'esperienza dell'essere. Come dice Rosmini, sulla base di ciò che si potrebbe chiamare la percezione o la coscienza che una precisa epoca ha dell'essere. Questo è il senso della metafora nel paragrafo 96 della teosofia della navicella nello stagno dell'essere. Questo non significa che l'ontologia sia costretta ad adeguarsi a ciò che qualcuno discredita come lo spirito del tempo, perdendo quindi ogni dimensione critica sia in chiave veritativa, sia in chiave etica, sia in chiave sociale. Ma bisogna considerare senz'altro che un'ontologia non si può concepire al di fuori dell'esperienza e dell'interpretazione dell'essere nella sua rispettiva epoca. Per tale ragione,
Rosmini ha recepito Kant ed Hegel, non certamente nell'interesse di importare in Italia il kantismo e l'hegelismo. Quindi nell'interesse di dare un'interpretazione dell'essere come si presenta a una certa esperienza umana, filosofica, antropologica, nella sua rispettiva epoca. E gli autori che per Rosmini avevano tematizzato filosoficamente questa esperienza dell'essere con cui confrontarsi, erano per Rosmini Kant e Hegel, nella mia paradigma di interpretazione di Rosmini, ma anche tanti altri autori. L'ontologia per Rosmini non si può concepire senza una dimensione fondamentale di critica della coscienza, e così oggi non si lascia proporre senza una dimensione fondamentale di critica del linguaggio da un lato e dei media e del ciberspazio dall'altro. Non possiamo più illuderci sul fatto che la società non si costituisca ormai attraverso i mass media. I media esistevano in tutti i tempi, i media, ma da quando si sono imposti con l'aiuto della tecnica, cioè come i new media, hanno trasformato radicalmente la società, determinando in modo crescente anche oggi e nel futuro i suoi processi di trasformazione. Lo spazio pubblico si delinea sempre meno attraverso forme tradizionali di appartenenza e di gruppi sociali, perché la mediatizzazione prescinde da questi legami, favorendo la individualizzazione. L'esperienza del mondo e il nostro sapere tout court sono sempre più basati su informazioni e su un sapere mediatico che viene costituito in modo crescente attraverso Internet. Attraverso gli smartphone e i tablet, Internet ci accompagna in qualsiasi momento della nostra giornata. La nostra visione del mondo, la nostra esperienza dell'essere è oggi in grande parte mediatica. Il fatto che ho qui con me un iPhone vuol dire che la maggior parte della società e della giornata viene determinata da questo, anche da computer fissi. Se uno cerca di informarsi, cerca sapere, si collega a Internet, cambia fondamentalmente le basi e la riflessione su ciò che è essere, su ciò che è la nostra comprensione di verità. La nostra visione del mondo, la nostra esperienza dell'essere è oggi in gran parte mediatica. L'ontologia non può prescindere più da questa realtà, anche perché su di essa si concentrano speranze e visioni escatologiche per la società. Per gli uni i media sono l'antesignano del tramonto dell'Occidente, il caratteristico rischio, forse letale, dell'odierna società, perché mettono in pericolo la sua dimensione umana e minano la dignità della persona. Per gli altri, invece, i new media stanno già realizzando la vera umanità attraverso la costruzione di una sorta di Pentecoste globale, comunicazione universale, collegamento in rete globale, accesso universale e democratico, tra virgolette, alle informazioni, quindi abbattimento delle gerarchie, superamento delle barriere culturali. Questa espressione, Pentecoste globale, forse a qualcuno sembra strano, viene usato da nessun altro che del più noto del teoretico della comunicazione mediale, Marshall McLuhan, come tutti sappiamo, cattolico praticante. In questo modo il sapere, le informazioni, le immagini e l'attenzione pubblica sono diventati la vera materia prima delle nostre società. Il medium che sintetizza e riassume tutti i nuovi media è Internet, in quanto realizza la sfida epistemologica di questi cambiamenti. Essa consiste nella trasformazione del testo scritto nella dimensione audiovisiva. Non è più un argomento teoretico che il lettore, oggi meglio potremmo dire il consumatore, è obbligato a seguire, ma attraverso i link e i click, Internet risolve la staticità di un testo nella dinamicità della creatività del consumatore. Ecco perché l'esperienza televisiva è anche esperienza di quello che consuma questo medium. Nel linguaggio appropriato si parla non più di testi, ma di ipertesti. Inoltre, i testi non sono più definitivi, ma possono sempre essere variati, corretti o persino tolti. L'esempio più eclatante è forse l'enciclopedia online Wikipedia.
L'informazione è acquisibile in modo tutti nuovi e soprattutto si stacca dai suoi emittenti, annulla la differenza tra esperti e profani. Ognuno può pagare sapere internet. Chi controlla questo? Nella misura in cui sono i media stessi che diventano l'ambiente dell'informazione. Sono i motori di ricerca a doverci aiutare a trovare le informazioni, che però a loro volta funzionano secondo meccanismi propri, in modo tale da condizionare le domande stesse che il consumatore si illude ancora di porre autonomamente. Dinanzi alla quantità ingestibile delle informazioni, la Pentecoste globale rischia di trasformarsi in una infocalisse, da apocalisse in una apocalisse delle informazioni di Babel, quindi di una confusione di cui nessuno può più sa orientare. In questo quadro ci rendiamo immediatamente conto dell'incidenza fondamentale che i new media hanno per il nostro concetto di sapere, di scienza e quindi anche di quella metascienza che è la filosofia. Questi cambiamenti mediatici trovano le loro radici storiche, senz'altro, nella prima parte dell'Ottocento, quando i mezzi di produzione e diffusione di sapere furono, tra virgolette, democraticizzati e le libertà di opinione e di stampa diventarono la prima caratteristica delle società liberali. Sappiamo che Rosmini, de facto, si oppose alla posizione magisteriale definita già da Gregorio XVI e poi sancita dal syllabus di Pio IX, avvalendosi anzi dei nuovi mezzi di stampa e di diffusione delle idee. Così egli realizzava già nella Società degli Amici ciò che tanti anni dopo, nel 1843, avrebbe definito la verità utile. Concetto non a caso centrale per il progetto dell'altra metafisica, sul quale torniamo tra poco. Verità utile per Rosmini non significa un utilitarismo all'interno della teoria filosofica, ma una verità che deve essere accessibile alla domanda come si trasporta, come si comunica, come una verità è fruibile. Infatti, per concretizzare meglio che cosa potrebbe essere un'altra metafisica che non eviti il compito della critica del linguaggio e dei media, può essere interessante gettare uno sguardo breve e critico su un filosofo contemporaneo che oggi nell'ambito cattolico non è meno controverso di quanto non lo fossero all'epoca Kant o Hegel. Per Gianni Vattimo, lo sviluppo dei new media non è da considerarsi negativo, tantomeno, secondo lui, da un punto di vista cristiano, in quanto sarebbero proprio i media a perfezionare l'opera della tecnica moderna, ossia alleggerire e indebolire l'essere e quindi svolgere quella che sarebbe, sempre secondo Vattimo, l'opera autentica del cristianesimo, liberare l'essere e la verità dalla metafisica greca. I due pensatori che centralmente realizzerebbero questo passaggio e quindi i punti di riferimento centrale per l'interpretazione dei media sarebbero, secondo Vattimo, Nietzsche e Heidegger, secondo i quali, infatti, non ci confrontiamo con i fatti, ma con le interpretazioni, per cui ogni nostro rapporto con la realtà è mediato ed è un gioco di interpretazioni. A ben vedere non accade altro nella dinamica dello sviluppo dei mass media e di internet. Essi sciolgono l'ontologia statica in un'ontologia fluida, senza fundamentum in concussum di verità oggettiva. Contro il totalitarismo e l'intolleranza di un concetto metafisico di verità, la filosofia postmoderna profilerebbe il versante autenticamente cristiano di verità, ossia la carità, come riduzione della violenza, come tolleranza, comunicazione universale e riconoscimento dell'irriducibile pluralità delle culture. Se adesso suscita un po' di perplessità, secondo me questa è l'esperienza che si faceva quando Rosmini all'epoca si confrontava con Kant e con Hegel. Cioè, in un certo senso, il disagio del confronto, dell'impatto di una metafisica classica con lo sviluppo dell'esperienza dell'essere nella modernità. Quindi questo, portare Rosmini oggi, e questo fare esperienza l'altra metafisica della teosofia. L'altra metafisica non
non fa sua questa interpretazione di Battimo, è un confronto, non fa sua questa interpretazione di Battimo, ma coglie senz'altro un aspetto centrale delle sue analisi, ossia l'esigenza di considerare le ricadute metafisiche della sfida dei mass media. Queste per Battimo consistono, in una parola, nel superamento della metafisica. Dal punto di vista dell'altra metafisica, invece, si trovano buone ragioni per sostenere che questa deduzione di Battimo si riferisca ad un preciso tipo di metafisica, la quale identifica la struttura realistica dell'essere in una struttura autoritaria. Già San Tommaso corresse però tale versione ingenua dell'aristotelismo e Rosmini realizzò questa intuizione di San Tommaso in modo nuovo nella modernità. L'aspetto che risulta interessante nell'intenzione dell'altra metafisica non è perciò il superamento di una metafisica malintesa da Battimo, cioè non è questo il fondo che ci interessa, è invece molto più degno di nota che egli si rifaccia al pensatore e visionario del Medioevo Gioacchino da Fiore. In questo personaggio, la cui teoria dei tre stadi della storia della salvezza è universalmente nota, avverrebbe in chiave storica, cioè dei tre stati storici, ciò che il cristianesimo ha sempre realizzato nella interpretazione della Sacra Scrittura, ossia una spiritualizzazione della sua mera dimensione realistica. Cioè, nella interpretazione spiritualistica del Medioevo si faceva sempre già un oltrepassamento spirituale di un mero senso piatto realistico ingenuo di ciò che una parola o un'interpretazione di un testo possa essere. Infatti, se da un lato l'interpretazione spirituale della scrittura nel Medioevo dimostrava già gli elementi della virtualizzazione del testo e delle informazioni di oggi, cioè una sorta di gioco sacro con i significati, questa citazione che un teologo tedesco ha coniato per questa interpretazione della scrittura, gioco sacro con i significati, sottolineatura evidentemente su sacro, ma la dimensione di questa interpretazione è molto interessante, dall'altro osserviamo proprio oggi una evidente connotazione religiosa dell'ambito dei new media e del ciberspazio, come del resto è osservabile in tutti i momenti di nuove scoperte scientifiche e tecnologiche della modernità, tutte percepite come mysterium tremendum et fascinosum, la dimensione del sacro di Rudolf VIII. Nel caso dei media abbiamo già accennato alla nuova Pentecoste, ma dobbiamo constatare che anche il superamento della dimensione corporea dell'uomo nell'internet viene interpretata e in termini gnostici e manichei e attraverso l'idea dell'homo perfectus del Rinascimento, perché l'idea che su internet ci liberiamo della parte corporale non è già di per sé solo una rinuncia alla parte corporale dell'uomo, è l'idea dell'homo perfectus che nella dimensione spirituale della virtualità del ciberspazio si perfeziona e si libera da quella parte corporale che è la sua imperfezione, e qui si rifà a momenti evidentemente platonici che nel Rinascimento sono stati elaborati sotto il termine del homo perfectus. Quindi tornano anche in questa teoria le classiche tematiche religiose tipo rapporto tra spirito, mente, corpo, eccetera. Non stupisce dunque che si parli già a tutti gli effetti di una tecnoteologia. Considerando questi sviluppi, occorre tuttavia un'ontologia che consenta l'adozione di una prospettiva epistemologica su questa nuova realtà del virtuale, che traduca in altre parole il mitos, che è lì, nella percezione del ciberspazio, il logos. Se allora, da un lato, questo gioco sacro con i significati nel Medioevo non voleva affatto essere un gioco, ma verità spirituale, e se dall'altro bisogna evitare gli esiti antimetafisici dei new media prospettati da Battimo, allora si comprende la necessità, nel Medioevo come nella nostra epoca mediatica, di una ontologia che non si riduca ad un realismo ingenuo che esclude le dimensioni virtuali della dimensione epistemologica di verità.
E in questa prospettiva che ci sembra interessante il fatto che Giovanni Dunscoto abbia portato avanti l'ampliamento che egli aveva compiuto all'interno della comprensione Gioacchino da Fiora aveva compiuto all'interno della comprensione aristotelica della realtà, al quale ha dato il suo contributo decisivo anche San Tommaso, profilando quella dimensione di virtualità dell'essere alla quale si rifaceva poi centralmente Antonio Rosmini. Infatti non ci sembra un caso che Rosmini ricorra proprio a questo concetto della virtualità e che questo concetto non costituisca soltanto un elemento teoretico centrale nella comprensione della sua ontologia trinitaria della teosofia, ma che assuma un ruolo centrale già nel Nuovo Saggio. Non solo il concetto di essere virtuale non è stato ancora oggetto di una attenzione particolare all'interno della interpretazione svolta sulla teosofia, ma la sua presenza già nel Nuovo Saggio è stata finora completamente ignorata. Ai fini di un'altra metafisica, nei termini appena sviluppati, questo termine assume però una importanza centrale. Per il roveretano, esso consente di aprire un realismo metafisico ingenuo verso la prospettiva della dimensione spirituale di possibilità dell'essere, senza che tale dimensione sfoci in utopismi sociali, come è avvenuto in caso di alcune interpretazioni di Gioacchino da Fiore, o nel dissolvimento della metafisica di Vattimo. Esso permette invece di elaborare un concetto epistemologico di verità e quindi un'altra metafisica capace di una critica del linguaggio e dei mass media secondo le prime esigenze di una metafisica critica oggi. In questa chiave, ovviamente, il termine virtuale, da Scoto a Rosmini, non ha lo stesso significato, attenzione qui, non ha lo stesso significato che esso assume nella teoria mediatica oggi. Cioè, sarebbe molto ingenuo riportare, nel senso in Rosmini, questa accezione, anche se ne costituisce una delle sue fonti remote. Già per Scoto, all'interno della disputa sugli universali, si poneva la domanda di quale statuto ontologico competesse agli universali che virtualmente, ma non realmente, comprendono gli elementi empirici degli enti concreti. Nel contrapporsi e contemporaneamente relazionarsi alla realtà, il virtuale sarà ripreso nella modernità soprattutto da due pensatori, Gottfried Wilhelm Leibniz e Friedrich Bauterweck. Non a caso, a mio modesto avviso, Rosmini si confronta nel Nuovo Saggio con questi due pensatori e al centro di entrambi il confronto sta una precessione del termine virtuale. In questa sede non ho il tempo per un'analisi approfondita, anzi mi devo avviare alla fine, ma è interessante che Rosmini profila l'idea dell'essere proprio contro due accezioni di virtualità sostenute da questi due pensatori e rifiutate come estremi opposti da Rosmini. Mentre da un lato condivide con Leibniz l'uso della parola virtuale per una conoscenza contenuta in una affermazione generale, ivi assorbita, questa è un'idea che universalmente condivisa, d'altro canto critica il fatto che Leibniz adoperi la espressione cognizione virtuale per segnare le idee a priori innate, intendendo con cognizione abbozzata una cognizione abbozzata, ma Rosmini fa capire che virtualmente significa contenuto in modo secondo la regola, non reale, quindi aperta ad una realizzazione creativa e soprattutto originale e non soltanto ad una trasformazione di idee in realtà. Tale significato di virtuale evidentemente non svaluta la realtà e non consente di stabilire nessun tipo di dualismo. Questo è interessante come Rosmini elabora un concetto di virtuale che eviti questi rischi che sono all'interno di questo termine. Per Bauterweck invece la virtualità caratterizza quella suprema forma che in quanto assoluta realtà si determina attraverso la resistenza negli individui concreti. Per Rosmini questo significa che nella forza assoluta si vede virtualmente tutta la realtà e perciò tale teoria diventerebbe per Rosmini panteista. Potremmo riassumere l'analisi del Nuovo Saggio in questi termini. Mentre Leibniz riduce il virtuale ad idea, svalutando l'oggettività della realtà,
Bauterweck lo restringe a realtà sciogliendo la dimensione metafisica dell'individualità. Invece per Osmini virtuale significa il rapporto tra universale e particolare, in quanto l'universale contiene in sé virtualmente le sue diverse realizzazioni empiriche che diventano la sua espressione originale. Non deteriora. Solo in questo modo si riesce a collocare metafisicamente la individualità nella sua materialità e corporalità. Così virtuale significa non reale, ma non è pensabile senza il fondamento in re. E senza questo fondamento non potrebbe sussistere. In questo modo Rosmini riafferma la realtà possibile nel senso di Scoto contro Leibniz e Bauterweck. Nella conoscenza, quindi, nella dimensione specificamente umana della attività dello spirito, di fuori non è limitato dalla realtà delle cose, ma la trascende costitutivamente. Ma non si mette per questo al di fuori dell'essere e del suo riferimento reale in un ambito che ontologicamente sarebbe chiuso e impossibile, portando in questo modo al superamento della metafisica. Ora si pone la domanda, molto breve, come Rosmini determina ontologicamente questa dimensione, e questo lo fa nella teosofia. L'essere virtuale è un essere mentale, dice Rosmini, non ha realtà, quindi in un certo senso non esiste. Ma non di meno non si può dire che non sia un aspetto dell'essere. Rispetto alla realtà abbiamo a che fare quindi nel passaggio dall'idea dell'essere nel nuovo saggio all'essere virtuale della teosofia con un processo di oltrepassamento virtuale senza che la metafisica perda la realtà, perché la comprende nella sfera della possibilità al di là della realtà. Nell'essere virtuale, come spiega Rosmini, sono implicite anche le tre forme dell'essere, nascoste nella virtù ancora occulta dell'essere. Ossia, in altre parole, mentre nel nuovo saggio la dimensione virtuale dell'idea dell'essere rimane ancora o sulla falsa riga dell'a priori agostiniano tomista o all'interno della sintesi tra sentimento fondamentale intellettivo e sentimento fondamentale corporeo, nella teosofia essa supera questa collocazione e oltrepassa l'idea dell'essere in direzione del sintesismo dell'essere, oltrepassamento, conservando tutto. Cioè, non si può dividere la teosofia dall'idea dell'essere del nuovo saggio, come Rosmini spiega bene nella introduzione della stessa teosofia, ma è la sua realizzazione ontologica nella chiave dell'altro metafisica. Mi devo adesso avviare alle conclusioni. Abbiamo quindi a che fare, in questo senso, con una realtà virtuale che, dice Rosmini, il cui senso complessivo non è astratto, la virtualità che non è astrazione, quindi non abbassamento, non deterioramento della realtà corporale, e in questo senso Rosmini recupera la originalità dell'actus essendo di San Tommaso. All'interno di questo sintesismo, la realtà, l'individualità e la corporalità non sono superate nella inizialità univoco-monistica, a cui tende anche il ciperspazio, e quella dimensione Rosmini in un certo senso analizza in Hegel, ma vengono rivalorizzate proprio a partire dalla virtualità ontologica del actus essendi. In questo senso, che cosa fa Rosmini? Riassumo quello che sarebbero state le ultime considerazioni della mia relazione. Rosmini recupera attraverso la virtualità dell'essere, soprattutto la dimensione, e fonda la possibilità del sintesismo dell'essere, che non si riduce a forma ideale e reale, ma aggiunge la forma morale. Questo fa sì che Rosmini concepisce una metafisica che è aperta alla dimensione finalistica della realtà. Non finalità delle forme metafisiche, un certo senso un finalismo di cui ha parlato anche Natoli, ma finalismo della libertà. Finalismo della libertà, dimensione spirituale aperta, come ci ricordiamo, da Gioacchino da Fiore.
Quindi una prospettiva metafisica che non chiude l'essere alla staticità delle sue forme aristoteliche, che la apre, ma non è un'apertura nel senso di un superamento della metafisica, ma riguadagno della dimensione, della finalità dell'uomo, della finalità dello sviluppo dell'essere, fino alle sue dimensioni storiche, fino alla teodicea di Rosmini. Per questo, questa nuova metafisica che apre questa dimensione di una possibilità dell'essere, che ci dà la possibilità di non lasciare fuori la dimensione del virtuale, di una chiara metafisica, di non sfociare in un'interpretazione di battimo dei nuovi media di oggi, ma che ci consente di tematizzare un concetto dell'essere che è capace di interagire con le sfide e appunto con le dimensioni di un'esperienza dell'essere oggi. Questa è l'idea della fruizione, della verità utile, che Rosmini elabora nella chiave di una nuova metafisica nella sua teosofia. Per questa teosofia sta al centro dell'esperienza televisiva della Rosmini TV, e per questo spero di aver suscitato in voi questo interesse al nostro progetto, alla cattedra, alla videocattedra Rosmini e alla realtà della Rosmini TV, che non è soltanto uno strumento, ma che esprime in prassi, come esperienza, ciò che noi intendiamo sviluppare e realizzare con ciò che Rosmini, probabilmente, forse speriamo, avrebbe inteso con la sua teosofia nel confronto con il mondo e con la società di oggi. Per questo vi ringrazio per la vostra pazienza.